Su Tublino numero 3495 arriva un nuovo episodio de La ciurma del sole nero, la serie fantascientifica ideata da Marco Gervasio. L'episodio pubblicato, Cuore Nero, vede Gervasio come autore completo. Christian Canfailla, infatti, avrà l'onere e l'onore di disegnare la nuova serie dedicata alla saga della Spada di Ghiaccio, scritta per l'occasione da Marco Nucci. A La ciurma del sole nero avevo già dedicato alcuni video appartenenti proprio alla serie Disney Comics and Science. Se torno a parlare della serie è perché c'è uno spunto che potrebbe essere particolarmente interessante e che è legato alla vita degli astronauti in orbita. A un certo punto della storia, infatti, il capitano Topolino viene mandato per, diciamo così, fare un intervento di manutenzione al cuore energetico della Sole Nero. E per come viene disegnato da Gervasio, sembra che si stia muovendo in un ambiente a bassa o nulla gravità. Per cui prendiamo proprio spunto da questa situazione per capire cosa succede sulla Stazione Spaziale Internazionale, che non si trova poi molto lontano dalla Terra. La gravità, infatti, a quella distanza non è particolarmente ridotta da poter dire «oh, è veramente nulla». Il punto è come effettivamente ha anche scoperto Albert Einstein quando ha iniziato a ragionare intorno a quella che sarebbe successivamente diventata la relatività generale. All'epoca infatti aveva appena pubblicato la relatività speciale e continuava a lavorare presso l'ufficio brevetti di Berna. Quando si lascia cadere, ad esempio, un ascensore, in generale una stanza all'interno di un campo gravitazionale, il campo gravitazionale di un pianeta, per esempio, tutti gli oggetti, le persone, le cose presenti all'interno di quella stanza sperimentano una situazione di gravità nulla. Ed è effettivamente proprio quello che succede alla Stazione Spaziale Internazionale, che in realtà sta cadendo verso la Terra. L'osservazione fatta da Einstein si può sperimentare anche sulla Terra, sia grazie a degli appositi aeroplani con i quali generalmente si addestrano gli astronauti, oppure semplicemente con un esperimento fatto con una bottiglia d'acqua bucata sulla superficie laterale. Situazioni di gravità nulla o microgravità effettiva si possono in realtà sperimentare soltanto in punti dove effettivamente la gravità è nulla. Per quel che riguarda la microgravità, invece, qualcosa la si può fare anche sulla stazione spaziale, proprio a causa della situazione di caduta libera della stazione spaziale. Si potrebbero pensare degli esperimenti per misurare l'attrazione gravitazionale tra, per esempio, due palline. In questo caso, proprio l'attrazione gravitazionale tra le palline è così piccola, praticamente trascurabile se confrontata già con la gravità terrestre, che si può più correttamente parlare di microgravità. E l'episodio della ciurma del sole nero potrebbe darci anche altri spunti relativi, per esempio, alla fonte di energia della stazione spaziale. Però questa cosa specifica qui penso che me ne occuperò in uno dei prossimi video dedicati a Star Trek. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti tutti!